Emilio, Memorie e speranze di un medico. Questo libro non riguarda soltanto la tua attività di medico, ma mette in risalto quelli che sono i tuoi sentimenti e la tua personalità. Sì, hai racchiuso bene in questa formulazione il messaggio che è contenuto nel libro. E difatti parte da ricordi dell'adolescenza per proiettarli nella vita attuale. Man mano che lo scrivevo, che scrivevo queste riflessioni, perché il libro, per inciso, devo precisare, ne contiene una serie di varia natura, ma principalmente legata alla mia attività e al rapporto che c'è tra la medicina odierna e la società. Dicevo che facevo frequenti riferimenti alla mia adolescenza e a un certo punto mi ero quasi preoccupato che stesse per sopraggiungere una sorta di regressione infantile, se non che proprio in quel periodo, perché io il libro l'ho scritto durante la pandemia, quando ho contratto il Covid, mi sono imbattuto nella lettura di un bel saggio di una psicologa di cui non ricordo il nome, nel quale finalmente è stata appagata la mia curiosità. Cioè l'adolescenza è una fase che si ripropone automaticamente nella vita, è una costruzione a posteriori dell'esistenza, ed è esattamente in quella fase della vita che si costruisce l'identità di ogni persone. Quindi sono andato avanti maggiormente rassicurato dalla lettura di questo autorevole saggio ed ho proseguito. Ci sono richiami familiari e soprattutto, come dicevo, richiami professionali, alcuni che insomma inteneriscono, altri che hanno una loro drammaticità, ma credo che arrivata alla mia età insomma ci sia bisogno, per carità, non di un bilancio, ma comunque di promuovere una sorta di sunto di quello che è stata finora la propria esistenza, magari per poter portarla avanti con entusiasmo ancora vivo.